Salutati ragazzi, qui Frost e bentornati in un nuovo video. Allora, ci troviamo qui su Far Cry 5 oggi per presentarvi un attimo la missione settimanale che si chiama Cotto e Bruciato. Allora, innanzitutto la prima cosa che dovete fare per azionare le missioni settimanali è andare qui, dove c'è questa specie di cerchiolino, e eventi live. Vedete, Cotto e Bruciato, mancano 5 giorni, 3 ore e 19 minuti. Noi clicchiamo sopra e come vedete vi esce eventi live. Come potete vedere, ho già svolto Cotto e Bruciato e infatti mi ha già dato le mie due belle ricompense. Ma non solo, oltre che l'arma e appunto il vestiario, potremo sbloccare anche i famosi lingotti d'argento, che sono quelli che vedete qui a destra. E sono quelli che si comprano con la valuta vera, quindi con i soldi veri. Quindi è una cosa carina che comunque, facendo comunque le missioni settimanali, vi dia anche qualche blocco d'argento, perché io non ho usato i 50, ne avevano 100. Comunque, il mio consiglio principale è quello innanzitutto di andare ovviamente in una zona dove è presente un rivenditore di armi da fuoco. Quindi andiamo, se caso, qui alla fattoria di Sunrise, anche perché sarà l'appostamento vicino in cui dovremo andare. Ci volgiamo a questo posto e mentre il nostro John Seed, il nostro defunto John Seed, ci consiglia cose, andiamo ad implementare ed acquisire il lanciafiamme. Allora, si va qui, ovviamente qua lo sapete tutti che cosa bisogna fare. Andiamo sulla zona speciale ed ecco quali armi speciali. Come potete vedere, il lanciafiamme incendiario ce l'ho, questo tamarrissimo lanciafiamme. Lo metteremo al posto un attimo dell'arco, così ve lo faccio anche vedere. Vedete? Quando vi dico che molte cose l'hanno riprese da Ghost Recon Wildlands, è molto molto speciale, con queste zigrinature oro. E comunque lanciafiamme normale. Come si fa ad ottenerlo? Aia, oltre a prendere fuoco, bisogna sostanzialmente solamente bruciare 20 animali. Sì, lo so, è brutto da dire, ma è la missione settimanale, è quella, bruciare 20 animali. Il mio consiglio è di andare ovviamente vicino a una fattoria che ora, ostia, non mi ricordo dove caspio era andato. Però comunque anche sto campo, ok, qui dovrebbe essere. Comunque, come potete vedere, oltre alla gente che urla, buongiorno. Scusa. Oh, oh. Muori. Comunque, stavo dicendo che adesso noi serve una mano. Ok, aspetta un attimo che... Allora, dobbiamo andare in là. Tanto ci facciamo un giretto. Comunque è molto semplice come missione settimanale, come potete vedere. Adesso noi siamo quasi arrivati. Comunque, diciamo che non serve per forza andare in questo luogo, bisogna soltanto trovare un luogo dove ci sono abbastanza di... Scusi? Ho tirato sotto un animale, mentre... ok, scusate. Quindi, andiamo verso il... Ah no, era un tacchino, perfetto. Quindi, allora... Oh, ostia! Tacchina ro... Aia! Ok. E innanzi... Bisogna soltanto bruciare 20 animali. Quindi ragazzi, la cosa migliore da fare... Madonna, i tacchini. La cosa migliore da fare, ragazzi, oltre a prendere fuoco come sottoscritto... Madonna, quanto... Oh! Oh! Ma che è? Tacchini. Ok. Ho preso fuoco di nuovo intanto. È appunto, ovviamente. Ora, l'unica cosa che potete fare, ragazzi, è trovare un bel luogo, un bel spazio d'agricoltura dove... girano delle mucche, ma qua non ne sto trovando, mannaggia, ma sono soltanto tacchini. E niente, bruciate animali, basta soltanto bruciarli, non bisogna per forza ucciderli. E diciamo, il primo equipaggiamento che vi sbloccherà appunto è questo lanciafiamme dorato, che è appunto l'incendiario. E assieme ad esso vi sbloccherà anche il costume dell'incendiario, che è questo qua che sto io adesso. Ma ovviamente ci sarà anche il suo copricapo, che è questa maschera d'oro, vedete? Incendiario. E niente ragazzi, questo sostanzialmente era come sbloccare l'equipaggiamento, diciamo, settimanale che ci offre il gioco. Io mi rimetto i miei bei occhiali. E niente ragazzi, se vi è piaciuto il video, ma soprattutto vi è stato utile, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e buona giornata!